La partecipazione alla fase a gironi della massima concorrenza internazionale è stata tra i fattori che hanno attratto Bonucci. In Berlino, effetti, il difensore sarà grado continuare a calpestare le fasi europee più importanti. Facendo i test generali vista dell'Euro 2024, la squadra nazionale rimane proprio l'unghia fissa nella testa di Leo, che sogna chiudere la sua carriera cima giocando con te azzurri il campionato europeo. Per farlo, deve rivelarsi ancora fisicamente intatto e con una performance elevata, dato che l'addio di Roberto Mancini rivoluzionerà le gerarchie della rosa. Con Spalletti inizierà da zero e il credito maturato dal capitano blu con il precedente commissario tecnico sarà azzerato. Questo è il motivo cui Bonucci, dopo aver temporalizzato per settimane, è entrato nell'ordine delle idee cambiare squadra. Bonucci Juventus. The History of Addio Juve lo ha pubblicato dal progetto. Per non assegnare il suo numero storico 19 alla classe del 1987, una cicatrice che ha segnato il punto di nessun ritorno definitivo. Better di andarsene e tornare a giocare altrove. In Berlino sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Con contratto fino al 2024 che potrebbe essere supportato da un robusto incentivo all'esodo Juventus. Con i bianconeri che a sua volta potevano ricevere piccolo risarcimento dai tedeschi. In breve, l'accordo è stato inviato al traguardo. Con Leo ha aperto definitivamente le porte al club addestrato da Urs Fischer, che ha lavorato in prima persona per convincere Bonucci a atterrare nella telefonata di Bundesliga. Una telefonata molto apprezzata dal calciatore, che ha atteso a lungo proposte concrete di Serie A. I sondaggi con Fiorentina e Atalanta non si sono mai evoluti in proposte concrete. Mentre Lazio non ha affondato colpo dopo il vertice della settimana con suo agente Alessandro Lucci. L'atterraggio a biancoceleste è stata la prima scelta di Bonni, che avrebbe trovato volentieri Sarri, con il quale ha vinto il suo ultimo campionato nel 2020. Lo Tito, tuttavia, in questi giorni ha sempre preso il tempo e quindi i contatti programmati oggi possono portare a chiusura dell'accordo. Chiamalo Erbonucci. Berlin lo aspetta.